tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. E oggi andiamo a vedere insieme come si preparano le verdure in agrodolce, dei contorni fantastici che si possono abbinare a carne, pesce e deliziosi formaggi, ma si possono anche mangiare semplicemente così perché sono deliziose. E poi vi dirò che se le fate anche una sola volta in casa non le prenderete mai più dal supermercato, perché sono facilissime, velocissime e gustosissime. Oggi andiamo a vedere insieme come le si preparano. Per questa ricetta ci serviranno 2 peperoni corno, 4-5 gambi di sedano, un finocchio, 2 carote, una zucchina, 3 cipolle di tropea, un bicchiere e mezzo di aceto di mele biologico, 4 cucchiai di miele, un cucchiaio e mezzo di sale grosso integrale. Iniziamo la nostra ricetta tagliando tutte le verdure a pezzettini. Finite di tagliare tutte le nostre verdure, non ci rimane altro che metterle a bollire. Abbiamo riempito la nostra pentola d'acqua per 3/4 e ora aggiungiamo il miele. Il sale. L'aceto. Ora aspettiamo che inizi a bollire. Visto che l'acqua sta bollendo, iniziamo a mettere le nostre verdure, partendo dalle carote, al finocchio, alle cipolle, ai peperoni, al sedano e infine alle zucchine. Quando l'acqua rinizia a bollire, noi le cuociamo per 5-8 minuti. Passati gli 8 minuti, spegniamo il fuoco e scoliamo le nostre verdure. Ma guardate come sono venute bene le nostre verdure! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, adesso ci gustiamo queste deliziose verdure! Che buone! Sono agrodolci al punto giusto, non si sovrasta per niente il sapore della verdura. Insomma, veramente un contorno fantastico, ve lo ricordo, che vi farà fare una figurona con i vostri invitati. E sono delle delizie assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e noi vi aspettiamo numerosissimi nella prossima puntata. Tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia. E noi auguriamo una splendida giornata a tutti. Ciao ragazzi!